noi siamo entroterra, siamo preappenninici, diciamo, e quindi siamo circondati dai sassi meravigliosi, dai sassi del Paganuccio, del Pietralata, dalla Gola, ovviamente, dalla Via Flaminia. Siamo circondati. Allora abbiamo pensato, quest'anno vogliamo dedicare la rassegna a Saxum. E adesso il 26 alle 5 di pomeriggio vi invito tutti quanti nella terra dei sassi parlanti, perché 40 artisti verranno e racconteranno il loro modo di vedere il sasso. Chi ha fatto il mosaico, chi un'installazione, è arrivato a una pietra gigantesca dalla Maiella. Sarà molto divertente, istruttivo e, come al solito, susciterà molte domande. Nella terra dei sassi parlanti c'è il parco di sculture che ospita Land Art al Furlo, ottava edizione che gioca con la parola latina saxum, sasso appunto, declinata nei modi più disparati dai 40 artisti italiani e stranieri che hanno aderito alla chiamata della Casa degli Artisti di Sant'Anna del Furlo. Qui, da sabato 26 agosto a sabato 23 settembre, sarà un susseguirsi di eventi lungo il binario tracciato dal tema della rassegna, con lo scopo di far conoscere il territorio, richiamare un turismo attivo, esaltare memorie e bellezze delle Marche, come la riserva naturale della Gola del Furlo. Abbiamo esagerato, perché ogni fine settimana c'è un evento, o un incontro molto importante, o per esempio domenica si va proprio alla cava. Domenica mattina alle 10 abbiamo appuntamento col geologo Elvio Moretti e andiamo a vedere la cava di Sant'Anna del Furlo, da cui nasce tutto, perché nella cava di Sant'Anna del Furlo nel 1992 il grande maestro Eliseo Mattiacci ha cominciato la Land Art marchigiana, quindi è stato il primo precursore assoluto e noi seguiamo le sue orme. Land Art al Furlo 2017 segna anche il raggiungimento di altri traguardi importanti. La Casa degli Artisti inaugura al suo interno la Galleria Sant'Anna del Furlo. Antonio e Andreina, instaccabili fondatori e animatori della casa, hanno acquistato la vecchia abitazione dell'ingegnere che costruì la diga, riunificando di fatto il villaggio operaio dopo circa 100 anni. Infine il Tuffo, l'opera di Antonio Sorace, tornerà a lanciarsi dalla diga visto che sarà regalata all'Enel in cambio di una donazione a favore della Casa degli Artisti. Il Tuffo è tornato a rivivere con Apogeo 2011, opera di Yvonne Ekman, grazie al prezioso intervento della Scuola di Conservazione e Restauro dell'Università di Urbino. Le due sculture saranno in mostra a Saxum. Un desiderio alla vigilia di questa nuova edizione dell'Endar. Vorrei che venissero tanti bambini, come già succede, le famiglie vengono con i bambini, ma ne vorrei tanti di più. Noi quest'anno presentiamo 30 foto dei ragazzi delle medie di Montefelcino, seguiti da Sauro Gasparri, che ha una bella associazione culturale che si occupa di fotografia. I ragazzini invece di drogarsi fanno le foto, mi sembra già meraviglioso. E quindi ci sono 30 foto della Land Art passata fatta da loro. E quindi io mi sono ritrovata veramente felice con uno sguardo candido, delle foto splendide che neanche i professionisti fino adesso avevano fatto.